questo capolavoro di Rembrandt sprigiona amore in ogni sua pennellata. A proposito della giovane coppia rappresentata sappiamo molto poco, ma questa immagine va oltre al semplice ritratto. I loro volti sono raggianti di adorazione, i loro gesti sono belli, la mano di lui è gentilmente appoggiata sul petto di lei, che a sua volta lo guarda con tenerezza. Il dipinto è una sorta di pala laica, fonte di ispirazione per la pazienza, l'umiltà e l'amore. Appena tornato dal viaggio di nozze, Rubens siede mano nella mano con la sua nuova giovane moglie Isabella Brandt tra i fiori di caprifoglio. Si appoggia all'indietro con le gambe incrociate e sembra rilassato. Tutto nel giardino è florido e questi due sono di sicuro innamorati l'uno dell'altra. È ben noto che fossero perfettamente abbinati. Rubens, uno scrittore di talento, ha lasciato lettere eloquenti lodando il buon umore di Isabella. All'opposto di tanti ritratti di coppia del XVII secolo, rigidamente formali, questo è fluente, colloquiale e sensuale. In una radura, mentre il sole si affievolisce, con la promessa della notte a venire, un musicista siede vicino a una giovane coppia impegnata in un corpo a corpo appassionato. Sono così rapiti nel loro abbraccio che a malapena sembrano consapevoli di questo vicino spettatore. Forse la musica è il cibo dell'amore per loro, o forse sono così innamorati da non accorgersi nemmeno del terzo incomodo. Il musicista sembra mostrare ciò che a lui e forse allo spettatore manca, un amore da stringere. Gli amanti di Renoir vengono spazzati via dalla musica, dalla danza e dal calore d'estate. Il loro pasto al fresco è stato abbandonato in disordine, un cappello è caduto al suolo e lei è appena riuscita a tenere in mano il ventaglio mentre lui la afferra per un polso e per la vita. Tutta la pittura sembra oscillare e il coronamento di questa composizione morbida e sensuale è il sorriso sul bel viso della ragazza. Candidamente diretto verso lo spettatore, ci dice che non poteva essere più felice di così. Avvolti l'una nell'altro, gli amanti sono racchiusi nel loro bacio eterno. Il loro amore è fuori da questo mondo e anche un po' celeste. Le loro teste hanno un'aureola in foglia d'oro. Non c'è alcun accenno dei corpi sotto tutta questa opulenza, fatta eccezione per le eleganti dita dei piedi. Questo capolavoro di Klimt rimane il più famoso bacio in pittura. Un quadrato perfetto di tela, una forma perfetta per una coppia. È proprio quello che i giovani amanti provano quando, presi da un bacio, vedono il mondo dissolversi in un bagliore intorno a loro. L'amore li solleva e così i loro piedi a malapena toccano il suolo. Lui, come una cometa o un angelo, si piega in quattro per baciarla. Chagall sarà presto sposato con l'adolescente Bella, la sua musa amata. E qui la forza che la coppia sfida con il proprio amore è la gravità. Si tratta di una visione di amore selvaggio e sensuale, ma anche di adorazione trascendente. Un appuntamento al buio? Due amanti stanno cercando di baciarsi attraverso i loro cappucci grigi, le labbra mai incontrate, il panno asciutto e soffocante sulla lingua. Essi non possono vedersi, non possono sentirsi a vicenda e non riescono nemmeno a baciarsi. È un capolavoro di frustrazione sessuale, ma il cornicione sopra le loro teste suggerisce la carcerazione borghese di una coppia incollata insieme per convenzione. Forse non si conoscono affatto. È l'incubo di un rapporto solitario? Ma i veli possono anche apparire come dei sudari. Questo doppio ritratto fu iniziato nella tarda estate del 1940, dopo che gli artisti Frida Kahlo e Diego Rivera divorziarono. Come spesso accade, la Kahlo fa una metafora letterale. Diego è nella sua mente, tatuato sul suo cervello, chiuso a chiave dentro la sua testa, nonostante tutta l'agonia delle sue relazioni extraconiugali.
non riesce a smettere di pensare a lui. Indossa il costume tradizionale messicano che amava e una corona di foglie che sembra diffondersi come una ragnatela. Ma non fu la fine del loro amore. Nel 1943 infatti si risposarono. Oltre al nostro mondo, cosa resta? Larkin dice che tutto ciò che sopravvive di noi è l'amore. In questa meravigliosa visione di resurrezione in un cimitero, l'amore non è solo poesia, ma un grande abbraccio collettivo. Gli amanti in primo piano si abbracciano contro quello che sembra essere una gigantesca lapide a forma di cuore, opportunamente incisa, e sono riportati in vita nel momento di un bacio. Dopo il trapasso, quindi, ritroveremo la nostra anima gemella e l'amore non morirà mai? Forse è quello che noi tutti speriamo. E dopo tutto, chi lo sa? La parola come incantesimo d'amore. Ma questo quadro è molto più di una parola. Guardate la bella O rotonda accanto alla L, in posizione verticale e sostenuta dalla E. Assume una forma quasi corporea. Sviene, si appoggia e flirta. L'artista pop americano Robert Indiana ha creato un pittogramma puro con questo insuperabile dipinto. Lettere del colore dell'amore contro un paesaggio blu e verde. Amore, cos'altro serve?